Ora si registrerà la conferenza. Ok, allora, vabbè, buongiorno a tutti. Direi che più o meno ci conosciamo già tutti, quindi non sto a rubare troppo tempo alle presentazioni. Volevamo intanto ancora ringraziare Enrico Matteo per, insomma, la disponibilità e direi che vi lascio subito la parola, così partiamo immediatamente e io mi taccio. Ok, mi confermate che lo schermo si vede, giusto? Ok, perfetto. Allora, stamattina abbiamo, grazie a Roberta e al team di Digiterra, abbiamo organizzato questa, diciamo così, questa chiacchierata su, diciamo così, su QGIS, ma non dal punto di vista del software, ma dal punto di vista di quello che sta un po' dietro, dal punto di vista delle persone. Dal punto di vista della squadra che c'è proprio, che ha reso tutto quanto possibile degli albori. E la presentazione è divisa in due parti. La prima che farò io, in cui vi racconterò un pochino la storia di QGIS e poi per andare poi un po' più, diciamo così, sul concreto e farvi rendere conto di quello che c'è realmente dietro e di quelle che sono le persone che rendono tutto quanto possibile. E mentre la seconda parte ci sarà Enrico, che vi parlerà un pochino in più invece di quello che è QGIS, ma dal punto di vista della prospettiva italiana, quindi del gruppo informale, poi appunto Enrico ve lo racconterà meglio, di quello che è QGIS Italia. Quindi questo è un po' l'incipit di quella che è la mattinata, insomma, quest'oretta. Ok, allora parto, eccolo qui. Allora, ho selezionato una serie di eventi chiave. Di persone, eventi e veramente insomma, di elementi che hanno permesso a QGIS di diventare quello che è. Ovviamente all'inizio 2002, ormai QGIS è più che maggiorenne, Gary Sherman, che è la persona che ha creato QGIS, che sostanzialmente si è trovato di fronte a un problema. Il problema era la necessità di visualizzare dei dati PostGIS, quindi messi in un database spaziale, ma la loro visualizzazione, non tanto vedere quelli che sono dei numeri, quelli che sono dei numeri di coordinate dentro una colonna in una tabella, ma appunto avere un visualizzatore. E così è nato QGIS, molto, insomma, molto, molto alla buona, con veramente necessità, obiettivo e fattibilità di quella che era la necessità, insomma. L'intuizione grossa che ha avuto Gary Sherman è stata quella di immediatamente distribuire il codice di QGIS con una licenza, diciamo così, libera, perché comunque QGIS è un software libero, ma poi insomma, la libertà è una di quelle cose abbastanza importanti dal punto di vista del software, soprattutto anche in base a quello di cui abbiamo parlato poco prima, insomma, di collegarci, tutte queste piattaforme online, insomma, di software ce ne sono tanti e la libertà va difesa, insomma, va condivisa. E lui ha avuto questa intuizione di lasciare, di mettere, insomma, il codice con una licenza libera e fare in modo che altre persone, se interessate, facessero, insomma, un balzo dentro il codice e potessero poi condividere a loro volta le idee. E così è successo, insomma. Un'altra persona che ha reso qualcosa, insomma, che ha fatto fare un bel balzo in avanti a QGIS è stato Radim Blazek, che ha sostanzialmente reso possibile l'utilizzo di GRASS, che è un altro software che sicuramente già conoscete, all'interno di QGIS. Oggi molti di voi utilizzano GRASS dentro QGIS tramite gli algoritmi di processing, però è ancora disponibile il plugin di GRASS sempre dentro QGIS, che è un po' più potente perché è proprio un'interfaccia vera, diciamo così, rispetto a GRASS, insomma. Quindi dopo 3 anni dopo c'è già stato qualcuno che aveva intuito l'intuizione di Gary Sherman e ha fatto qualcosa di abbastanza grosso, diciamo così. Un altro salto molto grosso in avanti è stato Martin Dobiasch, che ha permesso, che ha creato l'infrastruttura per poter sviluppare pezzi di codice in Python dentro QGIS. Per chi non lo sapesse, QGIS è un software scritto per lo più o quasi solo e sempre di più in C++. Prima era un po' C++, un po' Python,
però non c'era la possibilità, almeno non in maniera molto semplice, di scrivere quelli che sono i plugin che tutti voi utilizzate o buttare un pezzo di codice nella console Python dentro QGIS. E questa è stata un'intuizione che sicuramente ha aumentato moltissimo la platea di sviluppatori e di utilizzatori, diciamo così, non utilizzatori base, ma utilizzatori un po' più avanzati che vogliono, che hanno qualche conoscenza in più per poter utilizzare QGIS dal punto di vista del codice vero e proprio. Nel frattempo, via via, sono sempre state organizzate queste Hackfest, questo è un nome molto brutto, che sono anche questi contributors meeting per rendere insomma il nome un po' più per spaventare di meno gli utenti sostanzialmente, che sono sostanzialmente degli incontri in cui tutte le persone incontrano le persone che rendono il software possibile. Quindi nel momento in cui una persona partecipava a questa Hackfest, si trovava di fronte gli sviluppatori che avevano sviluppato dei pezzi molto grossi di codice e capivano che erano, si capiva che erano persone umane, insomma, che non erano né alieni né altro, si poteva veramente appunto costruire la fiducia. Fino all'anno scorso, ovviamente, insomma, prima pre-Covid, venivano sempre organizzate due Hackfest all'anno. Ho una slide poi che parlerà meglio delle Hackfest. Sì, insomma, costruire sia la fiducia che migliorare la collaborazione. Considerate il fatto che una persona che è un utente magari semi-avanzato, vuole contribuire al software, non sa bene come fare, è anche un po' intimorita dalla conoscenza, dalla conoscenza delle persone che lo fanno, si trova di fronte a delle persone con cui riesce a dialogare in maniera costruttiva e la collaborazione riesce a sicuramente nascere in maniera più facile e quindi il software libero in generale, QGIS in questo caso, ne beneficia di molto. Nel 2012 Victor Olaia crea il plugin che si chiamava Sextant e che ora tutti voi conoscete come Processing, quindi la toolbox di Processing, nasce dall'intuizione di questo ragazzo, un ingegnere ambientale che aveva sviluppato sostanzialmente la stessa cosa in tre parti diverse, prima in ArcGIS, poi in GeoSig e poi finalmente in QGIS. E questa Sextant, insomma, è passato e balzato da diversi codici, da Java a Python a C++, insomma, è stato preso, però insomma l'intuizione è grossa ed è quello che ha permesso questo Sextant, appunto Processing, è quello che ha permesso a QGIS di aumentare di molto la platea, in quanto grazie a Processing si possono utilizzare molti software diversi dentro QGIS, quindi un'unica interfaccia per avere diversi software, o agli stessi algoritmi con parametri diversi, oppure proprio algoritmi diversi. Questo discorso, questa frase che la comunità si allarga, non è tanto che lui ha permesso. La sua intuizione ha permesso di aumentare la comunità di QGIS, ma in quanto lui ha avuto un'intuizione ed è stato immediatamente inglobato nella comunità di QGIS. Cioè, la comunità di QGIS ha detto: hai avuto un'intuizione geniale, rientri istantaneamente, immediatamente fra i collaboratori, fra gli sviluppatori. Quindi, questo solamente per sottolinearvi che l'ambiente è veramente molto, molto inclusivo e non esclusivo, insomma. Un'altra persona che probabilmente è la superstar di adesso e degli ultimi anni, che è Niall Dawson, uno sviluppatore australiano, nel 2013 ha fatto la prima contribuzione a QGIS inserendo una nuova possibilità di quelle che si chiamano il blending, questo è il rendering della mappa, quindi la sovrapposizione di due strati diversi per moltiplicare o addizionare o sottrarre i pixel tra di loro. Quindi un'intuizione grafica più che spaziale, che però, insomma, per chi segue da vicino QGIS sa che questa persona qui è veramente, insomma, negli ultimi anni è sicuramente il contributore di maggior successo, insomma, di tutto l'ecosistema di QGIS. Come stiamo andando? Questa è la fotografia probabilmente dell'ultima, no, della penultima Hackfest vera, insomma, ad persona, ma alla Corugna. Come stiamo andando? Nel senso che eccolo qui, questo è un grafico, sono grafici di Google Trends aggiornati a veramente l'altro giorno, quindi il grafico è aggiornato, i numeri sono quelli che sono, non, nel senso non ci sono fonti, non c'è niente, quindi c'è un paragone di quelli che sono i termini di ricerca di QGIS e ArcGIS, ArcGIS in rosso e QGIS in blu, come vedete c'è proprio un'inversione di tendenze da più o meno 2014, più o meno. Non so se riuscite a vedere il mouse, comunque più o meno qui, questo balzo in avanti, questo picco che ha avuto ArcGIS, lo ha avuto ragionandoci, insomma, lo ha avuto
più o meno l'anno scorso con la sua dashboard, proprio per il Covid, quindi lì un sacco di gente è andata, andava, insomma, è stata incuriosita da questa dashboard che ha creato ArcGIS, e quindi c'è stato questo picco, però il trend è abbastanza chiaro. Questa è una visione globale. Poi ci sono delle visioni invece più, diciamo così, nazionali. Vedete la prima slide, magari un po' incasinato con i colori, spero che riusciate a vedere la leggenda. Comunque ho paragonato QGIS, ArcGIS, GVSIG, GRASS e SAGA, escludendo, insomma, il picco di marzo, aprile, insomma, dell'anno scorso. Vedete che la prima slide, la prima tendenza è in Italia, l'altra in Francia, quindi cioè, si vede che ci sono alcuni paesi, come appunto la Francia, che hanno, o anche, cioè, sia Francia che Italia, che hanno avuto questa inversione di tendenza, quindi questo interesse in QGIS abbastanza presto, okay? Lo hanno mantenuto. Germania e Spagna, invece, qui è abbastanza interessante. Vedete che in Germania è ancora abbastanza più popolare, insomma, c'è un bel dibattito, una bella sovrapposizione, mentre in Spagna. Si vede anche, abbastanza interessante, il grafico giallo, che è GVSIG, che è un software GIS tuttora, insomma, attivo, sviluppato in Java, e qui si vede che c'è stata proprio un'inversione di tendenza, da più o meno il 2012, insomma, più o meno, dove l'interesse è calato abbastanza. Quindi ci sono, interessi diversi in paesi diversi, ovviamente per motivi diversi. Quanti utenti ha QGIS non si sa, nel senso che non, appunto, essendo software libero, non vengono tracciati l'IP, non succede niente, insomma, chi lo usa, poi chi scarica un file di QGIS può passarlo ad altre 50 persone e risulta un download. In ogni caso, più o meno la sottostima che viene fatta sulla base dei visitatori univoci alla pagina di download del sito e il traffico che viene generato proprio a partire dal download, insomma, dal bottone di download. Quindi, diciamo così, una stima è più o meno 1 milione di utenti, ma appunto è una sottostima. Eccoli qua, quali sono i paesi? Questo non è normalizzato, quindi ovviamente negli Stati Uniti, insomma, sembra che sia più blu perché vengono fatti più download, cosa che è vero, però bisognerebbe normalizzarlo alla popolazione, però questo è per farvi vedere un pochino che QGIS è distribuito molto bene in tutto il mondo, insomma, viene scaricato e utilizzato, poi scaricato sicuramente, utilizzato penso anche di conseguenza, un po' in tutto il mondo. QGIS è uno dei progetti open source, quindi di software libero più grossi, in assoluto, nella piattaforma, un sito che si chiama Open Hub, vi ho lasciato qui il link, dove potete andare a vedere. Questo sito raccoglie i vari progetti open source, ovviamente, e cerca di fare, diciamo così, raccoglie e crea delle statistiche, quanto è sana la comunità, vabbè, la tipologia di codice che c'è dietro, quanto è attiva la comunità, quanto codice viene messo, e comunque QGIS è fra il 2% dei software più attivi e più grossi che c'è, insomma, non geografici, qui si parla proprio di software libero in generale. Qui c'è il link, adesso magari se durante, insomma, finite le presentazioni ci possiamo tornare, che è abbastanza interessante, fare anche dei paragoni con altri software. Questo è semplicemente un grafico di quelle che sono le commit, ovvero le modifiche al codice. Dal 2011, anche se, come vi ho detto prima, QGIS nasce nel 2002, dal 2011 più o meno QGIS è stato gittizzato, cioè il codice è sotto software version control, quindi ogni modifica del codice viene tracciata temporalmente e con un messaggio, e quindi anche qui vedete che il trend è assolutamente in salita, con dei buchi, magari l'estate, magari insomma altri periodi, però vedete che ci sono, il trend è sicuramente in salita, insomma. Questi picchi che vedete sono sicuramente dovuti al rilascio delle versioni tra l'1 e la 2, fra la 2 e la 3, insomma, c'è moltissima attività. Di sviluppatori, quanti sono? Sono circa 320 in totale nella storia di QGIS, ce ne sono circa 25 principali, cioè che hanno fatto più di 200 commits, ovvero 200, non tanto modifiche, sì, modifica il codice, ma una commit può contenere anche migliaia e migliaia e migliaia di righe di codice modificato, e comunque ultimamente stanno arrivando anche nuovi sviluppatori. C'è un ragazzo tedesco che si sta occupando molto della parte sui raster. Qui vi ho fatto un piccolo screenshot di quello che è GitHub, e vedete che non siamo tutti uguali, ovvero che c'è qualcuno che fa più di altri, però attenzione, perché qui ci sono, magari si vede un po' piccolino, io riesco a vederlo meglio. Qui c'è il numero di commit, quindi il numero di modifiche del codice e l'attività.
Come vi dicevo prima, cioè, ci sono alcune superstar. Lui ha fatto circa 1.800.000 commit, quindi insomma di lavoro ne ha fatto tanto. Perdon, 15.000 commit con 1.800.000 righe modificate. Quest'altro signore, che è Jürgen Fischer, che è la persona che si occupa è il release manager, quindi si occupa di fare i pacchetti per le release. Di QGIS ha fatto molte meno commit, ma ha modificato 23 milioni di righe di codice, quindi c'è un lavoro, diciamo così, più dietro le scene, ma non ugualmente fondamentale, ma forse ma molto di più anche, insomma. Ok, QGIS è più o meno un software eurocentrico, come vedete, ci sono sviluppatori da tutte le parti del mondo, però è prettamente eurocentrico. Come vi dicevo prima, insomma, alcuni sviluppatori, chi lo ha creato è in Alaska, la persona che lo sta modificando di più, è in Australia, quindi sono due cose che non sono appunto in Europa, però questa è una bella mappa che vi fa vedere come QGIS sia distribuito bene, in tutto il mondo, quindi questo vuol dire che comunque la comunità è abbastanza sana e nuovi sviluppatori possono arrivare da tutte le parti del mondo senza troppi problemi. Ci sono, queste sono, ops, pardon, questo è, eccolo qui, ho messo qui dei grafici per farvi vedere quelle che sono le varie, quante novità vengono inserite in ogni versione di QGIS, dalla versione 3 alla versione 3.18, questo veramente insomma, è aggiornato l'altro giorno. Come vedete sono sempre tante, a parte la versione 3 che ha avuto un exploit enorme di novità aggiunte, ma proprio per il passaggio dalla versione 2 alla versione 3, la versione 3.14 che era un LTR, quindi nell'LTR si tende abbastanza spesso a inserire versioni nuove, anche se non è del tutto vero con la 3.4, però comunque vedete che di numeri di novità ce ne sono sempre tante. Queste non sono modifiche del codice, non è un bug fixing appunto, ma sono proprio, non vi dico bottoni nuovi o algoritmi nuovi, però in generale sono pezzi nuovi sotto che trovate nel motore di QGIS, ogni versione nuova, insomma, quindi nell'ultima versione sono 71. Qui c'è un altro grafico, eccolo qui, delle varie categorie. C'è un incremento di quelle di quel un incremento, c'è un interesse sempre maggiore di quello che è di quella che è la categoria processing, ovvero analitica. Sostanzialmente questo fa capire che QGIS è un software abbastanza, per non dire molto maturo, cioè ci sono poche necessità di aggiungere delle novità dal punto di vista, non lo so, dell'interfaccia utente, piuttosto che dell'etichettatura, piuttosto che di qualcos'altro, ma ci si concentra tanto sulla parte di processing, quindi proprio dal punto di vista analitico. Questo in generale lo ho anche diviso. Ci metto un attimo a caricare perché è ok, per le varie versioni. Vedete che quindi praticamente tutte le varie versioni, questo è staccato, eccolo qui, però andando a vedere praticamente in tutte le versioni questo trend è lo stesso. Ci sono alcune poi novità grosse, per esempio nella versione 3.18 è stata aggiunta la componente dei point cloud, insomma, quindi queste nuvole di punti. Qui c'è qualcosa in più per i data providers, però vedete che comunque la categoria di analitica di processing è sempre una categoria che va fra le maggiori, insomma. Questo un po' per tutti. Le slide comunque sono online, questo è interattivo, questo grafico, quindi ci potete giocare, potete vedere anche voi. I plugin, un'altra componente estremamente importante di QGIS, sono più di 1.000 nella storia di QGIS. Come sapete, come adesso sono praticamente scritti tutti in Python, più di 1.000 plugin, quelli distribuiti e a disposizione di tutti. Ci sono poi plugin interni scritti dalle aziende e tenuti appunto interni, perché ha senso tenerli interni. C'è sempre di più QGIS che viene utilizzato come interfaccia per servizi diversi. Questo cosa significa? Significa che QGIS può essere utilizzato, è sempre più utilizzato, per esempio, per scrivere dei dati in un database, per esempio Postgres, per non dire Oracle, che potenzialmente non ha niente a che fare con lo spazio. Quindi volete inserire dei dati in un database piuttosto che inserire con la stringa SQL, potete utilizzare QGIS proprio come front-end ai diversi servizi. E molti plugin vanno in questa direzione, insomma.
Ci sono sempre più gruppi locali, c'è un interesse abbastanza grosso ultimamente in America Latina, hanno fatto anche il mese scorso, mi sembra, non mi ricordo se prima o dopo Natale, comunque abbastanza recentemente, una riunione, ovviamente sempre virtuale, del gruppo latinoamericano, quindi Centro America, Centro e Sud America, perché sono nati diversi gruppi veramente nell'ultimo anno e mezzo, insomma. Vedete che sono anche qui sparpagliate abbastanza dappertutto, sia in Africa che in Europa, che in Asia, magari un po' di meno in Asia, Oceania, insomma tutto il nord e Sud America. Queste Hackfest, eccola qui, questa slide vi fa vedere che anche qui, ma per comodità, dal momento in cui la maggior parte degli sviluppatori europea ha sempre avuto senso che le Hackfest sono sempre state organizzate in Europa per facilitare l'incontro di persone che già vivevano abbastanza vicine, insomma. L'unica, insomma, questo puntino qui a Zanzibar, è stata organizzata questa Hackfest durante la settimana prima del Phosphor G. Ok, ci sono sempre più donatori e sponsor, questo comunque non significa che siamo arrivati da nessuna parte, nel senso è bello che continuiamo in questa maniera, comunque ci sono dei gruppi utenti molto forti, questo magari ci possiamo rilanciare poi a questo discorso con quello che dirà poi Enrico quando si parlerà di Codice Italia. Ci sono dei gruppi utenti, specialmente a Nord Europa, Svizzera esclusa, insomma, che sono molto forti e che finanziano, insomma, in maniera abbastanza consistente QGIS proprio come sponsor. L'associazione in generale, QGIS, ha una struttura molto democratica. Ci sono dei voting member, c'è questa quella che si chiama la Annual General Meeting. C'è una steering committee, un board, dei sustaining members, c'è una slide dopo perché i punti messi così possono voler dire poco e niente. Questo è abbastanza interessante nel bilancio di QGIS, il come vengono utilizzati, il dove vengono dirottate le risorse e come vedete sostanzialmente, ecco, i primi tre contenitori, la maggior parte va a finire nel bug fix e questa è una cosa veramente importante e interessante. La seconda è in questa categoria che si chiama Grants, non so se lo sapete, ma ormai da diversi anni, una volta all'anno, fra cui anche qui parlerà credo Enrico dopo, ci sono dei fondi di QGIS che vengono destinati, che possono essere destinati a dei progetti interessanti. Quindi ognuno può proporre un qualcosa, questo qualcosa viene votato dall'associazione e la slide dopo vi farò vedere come. E quindi una buona parte di questo budget va a finire lì dentro. Il terzo contenitore è la documentazione, poi queste le famose Hackfest, poi gli installers, quindi insomma, lo SGO4W, sostanzialmente l'infrastruttura e l'amministrazione infrastrutture, insomma i server, tutto quello che c'è dietro. Comunque questo in generale per farvi vedere che la stragrande maggior parte dei fondi di QGIS sono investiti bene, non viene speso niente cioè viene speso il minimo possibile in commercialisti, in altre strutture, diciamo così, non direttamente legate allo sviluppo del software. Ok, eccola qui, questa è la slide che vi facevo vedere prima, quindi c'è un presidente, c'è un board che è fatto dal presidente, vicepresidente e il tesoriere, c'è il PSC, quindi sostanzialmente il direttivo di cui ovviamente queste persone fanno parte, ci sono delle persone, chi ha diritti di commit, quindi chi può modificare direttamente il codice di QGIS ha immediatamente diritto di voto, ci sono i gruppi utenti locali, che per ogni gruppo utente locale c'è un rappresentante e un rappresentante di SGEO. Questa slide fa capire che cosa? Che c'è un equilibrio grosso fra quello che è il direttivo e chi fa QGIS. Quindi non c'è uno squilibrio fra il direttivo, qualcuno può proporre qualcosa, ma chi fa QGIS può dire io QGIS lo faccio, cioè ci metto veramente le mani. Forse questa cosa qui non è così furba come pensi tu, e quindi c'è tendenzialmente un equilibrio fra chi fa QGIS, il direttivo e chi lo utilizza. E questo è molto interessante, si riesce a mantenere molto bene questo equilibrio, ormai tanti anni che questa struttura è in piedi e secondo me funziona molto bene, insomma. Sto per concludere, come si fa a ottenere qualcosa da QGIS? Allora, ovviamente la cosa migliore è farlo, se una persona, se avete le possibilità, le conoscenze, insomma, le abilità, allora si può fare, cioè questa cosa non funziona, questa cosa la voglio aggiungere, lo faccio. Non ho queste, non ci riesco, bene, allora fare in modo che succeda, cioè cercare qualcuno che possa farlo.
se no, altrimenti spiegare quello di cui hai bisogno. Un software libero poi non significa gratuito, quindi se io segnalo qualcosa che vorrei che venisse fatto, un bug grosso, piuttosto che una novità che io vorrei che venisse inserita, non mi posso aspettare che qualcuno adotti questa mia necessità e la sistemi così a gratis, perché può funzionare, ma può anche tranquillamente non funzionare. Insomma, libero e gratuito sono due cose molto diverse. Ecco, questo l'ho tenuto per ultima. Questo è un po' sempre la stessa cosa. In generale, la cosa interessante è il cercare di fare in modo di creare le condizioni. O se non posso farlo io, che lo crei qualcun altro. Quindi se ho un problema, di spiegarlo bene questo problema, quindi di riuscire a fare in modo che il mio problema o la mia necessità sia replicabile anche da parte di altre persone, in modo che la mia intuizione venga appunto intuita anche da altre persone e venga poi appunto sviluppata o diciamo così, adottata da qualcun altro. Il crowdfunding, quindi la raccolta fondi, è una buona soluzione. Questo, negli ultimi anni ce ne sono stati sempre di più. Uno fra gli ultimi, forse l'ultimo, di cui è stato questo crowdfunding per la raccolta, per le nuvole di punti, che ha raccolto una cosa abbastanza, è stato abbastanza consistente ed è stato chiuso in poco tempo, anzi ha anche sforato il limite, quindi c'è stata la possibilità di aggiungere altri pezzi, diciamo così, al codice. In generale, considerate che ci sono, avete visto, circa 320 sviluppatori nella storia di QGIS, circa una trentina attivi, quindi c'è comunque un rapporto di fra sviluppatori e utenti e utilizzatori molto, molto, molto grosso. Quindi ci sono molte possibilità per attrarre nuove persone che possono contribuire al codice. Cioè, QGIS non è assolutamente saturo di sviluppatori. Avere nuovi sviluppatori permetterebbe soprattutto di riuscire a risolvere tre problemi abbastanza grossi, cioè quello di sbrigare quelle che vengono chiamate qui attività noiose, cioè il bug fixing. È bello per uno sviluppatore aggiungere dei pezzi più al codice, e non è tanto bello, o appunto è noioso, prendere il codice e sistemare una cosa che già funziona, magari non funziona benissimo, ma già funziona. Avere più risorse in questa direzione permetterebbe sicuramente di allocare più tempo per riuscire a risolvere una serie di problemi. Anche di contare meno sul lavoro volontario, che comunque deve esserci, è software libero, quindi chi dedica del tempo alla causa vuol dire che crede nel software libero e quindi è giusto che ci sia una buona parte del lavoro che venga fatto come su base volontaria, però comunque deve essere anche in questa maniera, deve essere equilibrato e ovviamente che ci sia un compenso per il contributo di chi lo fa, ecco. Qui magari un po' piccolino il link, ma è un link cliccabile, che c'è una buona spiegazione, ormai un po' datata, ma sembra abbastanza, questi discorsi non muoiono mai. Ok, io la mia parte l'ho finita, quindi lascerei la parola ad Enrico, e poi Roberta, in caso correggimi, però per le domande facciamo la fine, no? Direi, per tutti e due. Assolutamente, sì. Ora prego Enrico e poi appunto apriamo verso fine presentazione la discussione. Ok, QGIS, il gruppo italiano. Innanzitutto bisogna dire come prima cosa che il gruppo italiano di QGIS è fondamentalmente un gruppo d'amici, ecco, che si è trovato. Non nascondiamocelo, non è un'associazione, non abbiamo statuto, non c'è un'organizzazione informale. Il primo obiettivo fondamentalmente è condividere, fra virgolette, una passione, degli interessi e quindi l'organizzazione si basa su, sì, insomma, la comunità si basa semplicemente sulla condivisione, fondamentalmente. Ovviamente abbiamo una stretta relazione con QGIS.org, cioè l'organizzazione di QGIS internazionale, in quanto Matteo e Paolo, che insomma fanno parte della comunità italiana, collaborano strettamente con QGIS, insomma l'organizzazione internazionale di QGIS. Semplicemente facciamo qualcosa in nome di QGIS, ecco,
Questo ci tengo a dirlo perché non siamo un gruppo di persone particolarmente esperte, o anzi, cioè, siamo un gruppo di persone che ci tiene come dire, a raccontare quello che fanno e ad ascoltare quello che fanno gli altri per farci venire delle idee. Ecco. Oh. Cosa facciamo? Allora, intanto organizziamo, diciamo, degli spazi per per consentire di dare autosupporto. Dico autosupporto perché fondamentalmente non siamo organizzati, non abbiamo delle persone preposte a dare supporto. Organizziamo, diamo degli spazi perché le persone si possano dare una mano tra di loro, perché anche questo è un po' lo spirito dell'open source, cioè il condividere le conoscenze. Dopo l'altro settore di attività importante è quello della traduzione, e qua cioè, insomma, faccio un ringraziamento a Stefano Campus, che in particolare cura questo aspetto e che dopo, a quanto ho capito, vorrà dirci qualcosa rispetto a questo, alla traduzione. Cioè, non so, Stefano, dopo interverrà, insomma. L'altro campo d'attività è un po' quello di farci venire di qualche idea su iniziative legate a QGIS, per esempio supportare fundraising. Un buon esempio da questo punto di vista è il fundraising che come dire, ha promosso Totò Fiandaca qualche tempo fa di sua iniziativa, ha avuto l'idea, come dire, di inserire un piccolo aiuto nel caricamento delle funzioni nell'interfaccia di QGIS. Ecco, a noi ci è sembrato questo processo ci è sembrato una cosa buona, una cosa da supportare. Ovviamente ha fatto lui, ha trovato lo sviluppatore e ha creato la piattaforma e ha raccolto i fondi. Noi come gruppo gli siamo stati attorno, gli siamo stati vicini. Credo che questo è un campo d'attività su cui potremo fare molto nei prossimi anni, cioè individuare delle cose e organizzarci per raccogliere delle risorse per poterle fare. Poi andrò avanti. Ah, ecco. L'altra cosa è organizziamo degli eventi. Beh, noi, come vi dicevo, fondamentalmente siamo un gruppo d'amici, e allora alla fine ci piace provarci. La prima forma di incontro è la cosiddetta Hackfest. Hackfest, come diceva Matteo, sia un termine un po'. Non proprio adatto, insomma, a quello che facciamo noi. Di fatto, di Hackfest non siamo hackers, non siamo dei programmatori, non professionisti, no, non, semplicemente sono momenti di condivisione, momenti in cui uno alza la mano e dice: io ho fatto questo. La prima volta ci siamo trovati a Bologna, ormai nel 2017, sono quasi 5 anni, e via via ci siamo trovati altre volte. Diciamo che ci siamo trovati anche in concomitanza con il GFOS di quel momento, quindi a Padova, a Roma e a Torino abbiamo avuto momenti di incontro paralleli al Fosfor G, scusate. Un altro momento particolarmente importante è stato il Summer Camp fatto a Padova nel 2019. Una bellissima iniziativa che è stata organizzata
dal nostro Federico Giannoli, che si è speso veramente tanto per dare a tutti i partecipanti all'evento un ambiente ameno, un ambiente rilassato, insomma, dove abbiamo potuto incontrare anche persone che di solito agli Hackfest non venivano e dove abbiamo potuto toccare con mano che di fatto QGIS come programma desktop è un programma che si è diffuso in tutti gli ambiti, avevamo studenti, avevamo professionisti che ci hanno anche sorpreso per le applicazioni che hanno portato e ci hanno anche fatto pensare che tutto sommato questa cosa con un software proprietario non sarebbe stata possibile. Anche l'essere open source di QGIS e la sua natura di software geospaziale, che per sua natura appunto permette di collegare applicativi diversi, formati di dati diversi, eccetera, dà una ricchezza supplementare, e le persone la percepiscono e si avvicinano. L'altro momento importante del 2019 è stato il QGIS Day organizzato da Faunalia, qui però in particolare da Paolo Cavallini, un evento che comunque noi come gruppo abbiamo supportato sia in termini di presenza, sia in termini di, come dire, di contribuzione, nel senso che qualcuno di noi ha anche portato delle esperienze. QGIS Day, l'ottica ci sembra che sia magari più un incontro con delle istituzioni. Difatti anche questo QGIS Day è stato fatto all'interno della sede della Regione Toscana, in un bellissimo contesto di... Adesso non mi ricordo, eravamo dietro la basilica, come dire, la chiesa, oddio, insomma, in centro a Firenze, in un posto bellissimo, Palazzo Strozzi, mi pare. E dico, il QGIS Day ci sembra una formula particolarmente interessante per incontrare le istituzioni. Ecco. In cui per far avvicinare il mondo, come dire, nostro, della comunità, al mondo istituzionale che pure fa un grande uso del software. Puoi andare avanti. Matteo, puoi andare avanti. È un po' in ritardo, sono già avanti, ma poi arriva. Ah, ok, ah, non c'è. Ah, ok, buon, perfetto. Ecco, che canali di comunicazione abbiamo? Principalmente il sito web che è stato curato sempre dal nostro Federico. Poi la mailing list, che sarebbe il luogo più naturale dove depositare dubbi, soluzioni, domande, eccetera, perché queste mailing list poi restano restano la storia un po' di una comunità. Tante volte ci viene più semplice, più comodo appunto adoperare l'altro canale, che è il canale Telegram, per chiedere, anche perché c'è un'immediatezza di risposta, c'è un'informalità maggiore. Però vi invito a considerare la mailing list come un luogo dove porre i propri interrogativi e alla fine per rendere partecipi tutti e tenerli come memoria storica delle soluzioni e dei vari interventi. E
Poi c'è il profilo Facebook, che qua il link è sbagliato, che è sempre curato dal nostro tutor. E abbiamo anche un repository GitHub dove mettiamo alcune cose legate alla nostra organizzazione. Qua attendiamo c'è un attimo di timeout. Sì, non appare nulla. Matteo mi sta assistendo con le slide, ma a quanto Io pare l'ho cambiata, c'è un non so se ritardo di... non la vedi quella nuova. Ah, No, non si vede quella nuova. Io non la vedo. Vedo sempre canali di comunicazione. sì, confermo. Sembra. Vuoi provare a chiudere la condivisione, a ricondividere forse? vediamo se provo io. Come vedete adesso? Beh, provo io, vediamo. Come si fa per condividere con questo? Roberta, ci Sì, aiuti? Come si fa a allora condividere con... adesso ti ho reso relatore, quindi dovresti avere nella toolbar dove hai la possibilità di accendere e spegnere il microfono, eccetera, il pulsante per lo schermo. E No, io ti ho passato la sono entrato slide. probabilmente prima come... Roberta, tu puoi accedere a quella pagina che guardavamo con Matteo Sì, se mi mandi il link anche in chat, Sì. Matteo, vado. Mandi tu, Sì. mandagli la pagina più o meno 33, credo, 34. È arrivata? È arrivato? Sì, condivido subito. Vedete? Ok, sì. Sì, Ecco perfetto. È giusta qua. la pagina? Sì, giusta, giusta, giusta. Perfetto. Allora, poi l'altra nostra, come dire, un po' l'altro obiettivo è un po' anche quello di canalizzare i contributi della comunità italiana. Allora, qua, giusto così per fare un attimo un po' di un quadro sintetico, che è un po' quello che ha detto Matteo prima, cioè com'è che si può contribuire al programma. Vi ricordo che comunque la contribuzione è un po' lo spirito dell'open source, tanto più uno adopera gli strumenti di open source, tanto più, non dico, sente la necessità di contribuire, nel senso che ha voglia di dire la sua, ha voglia di dire la sua e di comunicare agli altri quello che ha fatto o quello che vorrebbe fare. Perché nella natura del progetto? E allora, ripeto, cosa si può fare? Si può scrivere codice? Certo, non tutti hanno la cultura o le capacità tecniche per farlo, però si può sempre pagare qualcuno per scrivere il codice. Ecco quindi che lo strumento prioritario per fare questa cosa è il fundraising, il crowdfunding. Sì. Ci si inventa qualcosa, come ha fatto Totò, un bottone, quello che è, e si trovano delle persone che reputano questa cosa interessante, si raccolgono dei fondi, si individua un programmatore. Chiaramente questa cosa deve essere un po'
un po' inquadrata rispetto al progetto complessivo di QGIS. Se le modifiche sono di piccola entità, di solito insomma, sono accolte favorevolmente da subito. Se invece la nuova funzionalità che si desidera inserire è più complessa, ecco allora che deve passare un po' il vaglio diciamo dei tutori di QGIS. Tutto questo ovviamente ha sempre un carattere di democraticità e di estrema trasparenza, però ecco, bisogna aprire una QEP, una QGIS Enhancement Proposal, cioè una proposta di miglioramento di QGIS. Questa proposta di miglioramento di QGIS deve essere un po', in questa proposta bisogna formalizzare quello che si ha intenzione di fare, il perché, il metodo, cioè un po', bisogna rendere edotti tutti quanti di cosa si va a modificare, di cosa si va a toccare. Questo perché ormai QGIS è diventato un software maturo, ha una sua stabilità e ormai la stabilità è forse il maggiore, è la cosa da tutelare maggiormente rispetto alla possibilità di avere nuove funzioni. E questo mi sento di dirlo, no? Però comunque è importante avere un'attenzione verso l'introduzione di nuove funzioni. Perché? Perché ovviamente si crea una platea di sviluppatori che possono mantenere l'infrastruttura complessiva. Poi come posso contribuire ulteriormente? Posso segnalare dei bug. Tante volte utilizzando QGIS trovo un malfunzionamento. Tante volte questi malfunzionamenti sono anche difficili da, come dire, da spiegare, sono difficili da riprodurre. Anzi, non si capisce neanche come si sono verificati determinati malfunzionamenti. Capite bene che segnalare, dire che quella cosa si fa piantare il programma, che è una cosa grave, sì, può essere utile, però lo fa piantare in che condizioni? Lo fa piantare facendo cosa? Con che piattaforma? Ecco che la segnalazione dei bug è come dire, un'attività di contribuzione molto, molto importante e molto esigente. E diciamo che da utenti la segnalazione del bug è la prima cosa che si dovrebbe fare. Di fronte a un malfunzionamento dovremmo fermarci tutti, non cercare, come dire, le classiche soluzioni di aggiramento del problema, cioè per cui, ah, va bene, questa cosa si pianta, ok, allora lo facciamo perché, come in tutti i software complessi, per fare una cosa ci sono sempre 10 modi. No, ecco, siccome, QGIS è un patrimonio di tutti, diciamolo così, è un monumento, è un patrimonio di tutti, è come un bel paesaggio, lo dobbiamo tutelare, ok? Allora, tutelare un patrimonio di tutti significa anche fermarsi e raccogliere la carta che è per terra. Quindi, se si incontra un bug, ci si ferma, si tenta di capire da dove, cosa stavo facendo. Lo comunico su che piattaforma stavo lavorando e seguo il dibattito perché qualcuno mi può dare un feedback, posso dare io un feedback a qualcun altro, nel senso che se vedo un bug segnalato da qualcuno, lo provo a riprodurre sulla mia piattaforma per vedere se è una cosa che mi può anche dare qualche fastidio a me personalmente. Quindi, ripeto, la segnalazione dei bug è una forma di contribuzione veramente importante. Poi
potrei contribuire per risolvere il bug. Qua ritorno al discorso di prima. Se sono bravo, se ho gli skill, se ho le capacità, vabbè, mi metto e scrivo codice. Probabilmente non è il caso nostro, probabilmente non è il caso nostro. Allora come fare? Ma allora in questo caso dovrò pagare forse qualcuno per risolvere il bug o aspettare che qualcuno di sua spontanea volontà lo risolva. Forse è il caso che io come dire, mi sbatta un po' per fare in modo che qualcuno intervenga subito. Ecco che in questo caso qua, forse la presenza di QGIS.org in questa particolare situazione è particolarmente importante. Cioè, è difficile che un utente normale, come dire, abbia le capacità economiche per, come dire, da indirizzare alla risoluzione di un bug specifico. Di solito è più probabile che un utente o un utente organizzato voglia una nuova feature. Però per risolvere il bug, comunque ho bisogno di sviluppatori che sono che so, stanno sul pezzo, che hanno la capacità di intervenire sul codice. Quindi capite bene che scrivere codice per nuove feature e fissare bug sono due attività che un po' si controbilanciano. Certo è che la seconda, cioè risolvere bug, è difficile che venga finanziata. Allora, in questa prospettiva è importante contribuire all'Organizzazione Internazionale di QGIS. Noi, come organizzazione italiana, vorremmo farlo in qualche modo. Ecco, è che siamo un'associazione informale, non abbiamo un conto. Non abbiamo un'organizzazione di commercialista, non, è difficile giustificare, come dire, delle raccolte fondi da destinare a una fondazione internazionale. Poi vedremo dopo come cerchiamo in questo momento qua di ovviare a questo punto. L'altra forma di contribuzione è scrivere la documentazione. Oppure pagare qualcuno per scrivere la documentazione. Qua scrivere la documentazione, direi anche mantenere la documentazione, perché come dire, il flusso incessante di modifiche, di innovazioni, di nuove feature, porta a un'obsolescenza abbastanza rapida della documentazione di cui possediamo. Quindi il lavoro sulla documentazione, e qua ringrazio Matteo, che è una delle persone, insomma, che anche a livello internazionale contribuisce di più, è stato fatto tanto sulla documentazione e resta da fare tanto, soprattutto come dire, per inseguire le nuove feature. Ecco che anche su questo fronte è importante la contribuzione a QGIS.org, perché, ripeto, è difficile che un utente singolo o, come dire, anche un utente organizzato gli venga in mente di scrivere la documentazione. Qua faccio un piccolo inciso sul fatto che avere una documentazione aggiornata e come dire esauriente è importante per la formazione e qua poi qualcosa bisognerà che di cui insomma qua bisognerà parlare insomma dell'aspetto formativo rispetto a QGIS perché come tutte le cose open source formarci una cultura su quel programma non costa nulla, costa il tempo che ci si mette e quindi abbiamo avuto negli anni un proliferare di soggetti che hanno
come dire, che si sono dedicati all'aspetto formativo rispetto a QGIS. Ecco che per fare in modo che, insomma, questa attività di formazione in qualche modo rientri come in QGIS.org, l'organizzazione internazionale ha lanciato, diciamo, un programma di certificazione a cui partecipano alcuni soggetti italiani. GITER, che ci organizza, mi sembra che è un ente certificato, Faunali è un altro, però questo lo dico non per dare i meriti, ma per dire è importante che anche la formazione, che è strettamente legata alla documentazione, come dire, rientri in questo meccanismo di contribuzione. Cosa si può fare anche per contribuire? Tradurre. Qua abbiamo il nostro Stefano che marca stretto anche lui le modifiche che vengono fatte, e lui e la sua pattuglia, insomma, di traduttori, veramente fanno un lavoro eccelso. E io li ringrazio veramente, fanno un lavoro che la comunità italiana veramente stima. E l'altra cosa è aiutare e assistere gli altri utenti, per esempio sui canali di comunicazione. E anche qua vedo che cioè, abbiamo un gruppo di utenti disposti a dare una mano veramente folto. Ecco, possiamo cambiare pagina. Ecco, sì, ritorniamo un attimo all'aspetto della contribuzione. Allora, come vi dicevo, QGIS è un'organizzazione di fatto informale, non è una comunità, non abbiamo statuto, non abbiamo conto in banca, non... Siamo un gruppo d'amici, ecco, dal punto di vista così, insomma, della personalità giuridica. E anche forse vogliamo continuare ad esserlo. Ecco perché ci sembra, come dire, il nostro alveo naturale ci sembra GFOS, che invece è l'associazione italiana che cura il software libero geografico. Tanti di noi sono anche soci di GFOS. Io non riesco ad immaginare un panorama del software libero geografico senza QGIS, così come non riesco ad immaginare QGIS senza il mondo del software geospaziale, che come dicevamo, QGIS ha una sua completezza e riesce, come dire, ad accomunare mondi diversi, ecco, e strumenti diversi. Quindi ritengo che questo sodalizio tra QGIS.it e GFOS forse convenga a tutti e due, in fondo, no? Noi ne abbiamo bisogno per canalizzare i contributi economici, fondamentalmente, ma anche per essere una parte attiva. Ricordo, come ho detto prima, che tanti dei nostri Hackfest arricchiscono il Fosfor G, il raduno annuale che GFOS organizza. Gran parte dei contributi al Fosfor G hanno come base QGIS. Siamo destinati a stare insieme. E quindi già a Torino abbiamo cominciato a elaborare un protocollo d'intesa. È stato portato avanti, c'è stato un po' di dibattito. Siamo su una buona strada per lanciare questa cosa. La pandemia ci ha un po' fermato perché ha bloccato un po' gli incontri vis-à-vis, che insomma per queste cose sono importanti.
E quindi insomma abbiamo questa cosa un po' nel limbo che però desideriamo tutti, ecco, che sia un po' compiuta, che arrivi a qualche risultato. Possiamo andare avanti? Ecco, un'altra iniziativa recentissima sulla Call for Grant 2021. Allora, come diceva Matteo, un'altra forma di QGIS, organizzazione internazionale, per, come dire, per orientare la contribuzione è la Call for Grant, cioè destinare una parte del bilancio annuale, destinarlo a dei progetti segnalati dalla comunità di QGIS. Questo mi sembra un aspetto veramente interessante. Uno, perché rimarca il carattere democratico e aperto del progetto QGIS, contrariamente alla maggior parte dei progetti open source. È stabilmente in mano a una comunità, non è un progetto open source che è promosso da una corporation. Non stiamo parlando di questa cosa, e questo fatto lo rimarca. Ecco, che QGIS stanzi 25.000 euro raccolti come donazioni all'associazione. E dica, utenti del mondo, ditemi di cosa avete bisogno. Ecco, e dopo, sulla base delle segnalazioni, poi un po' tra voting members, insomma, voteremo a cosa destinare questi soldi. Ecco, questo aspetto mi sembra particolarmente interessante. Quindi, mi sono sentito insieme con Matteo e con altre persone di proporre un po' questa iniziativa, cioè di farla, di veicolarla presso gli utenti italiani e un po' anche perché per farsi carico, insomma, di segnalare dei campi d'attività, di contribuzione che ci interesserebbe fossero rientrassero in questa Call for Grant. Ah, e ovviamente ci sono dei limiti, insomma, e ci sono delle indicazioni. Innanzitutto, questa Call for Grant 2021 è proprio scritto nero su bianco dal PSC che non deve interessare lo sviluppo di nuove funzionalità. Come vi dicevo prima, di gente che crea nuove funzionalità, no, il mondo non ne manca, insomma, ecco, cioè ci sono crowdfunding, ci sono gli stessi sviluppatori del core che hanno grandi idee e che vorrebbero portarle avanti. Quindi quella cosa là va avanti, l'introduzione di nuove funzionalità non ha problemi. Quello però che ha qualche problemino sono appunto il miglioramento della documentazione, il miglioramento dell'interfaccia di programmazione, il miglioramento dell'interfaccia dell'infrastruttura tecnica, cioè il sito, tutta l'infrastruttura per fare continuous testing. Il come il, solo anche l'organizzare le segnalazioni di problemi e smistarle tra le persone che lo devono fare. Tutto questo è un impianto organizzativo complesso in cui ci sono persone che lavorano, che dedicano il loro tempo anche come volontariato e che ha bisogno di essere, come dire, valorizzato anche con nuove idee, perché no? Puoi andare avanti con la slide? Grazie. Ecco, poi un'altra parte dei grant potrebbe riguardare la riscrittura di parti di codice. Abbiamo
ovviamente si è sempre più orientati a sviluppare nuove funzionalità, e certe volte ci si dimentica che pezzi di codice di QGIS sono ultradecennali ormai. Quindi forse, e quindi pecciati, modificati, accroccati. C'è la necessità di individuare dei pezzi di codice che sono inefficienti e che forse devono essere riscritti da zero per dare la stessa funzione, paradossalmente, però dare la stessa funzione, però in modo più efficiente e con una possibilità di manutenzione migliore. E poi destinare al bug fixing, cioè se individuare alcuni bug importanti e fissarli. Ecco, la proposta è quella di uno, raccogliere le idee. Insomma, noi abbiamo fatto circolare un po' questa cosa nella lista, nella mailing list, nel gruppo Telegram. Ecco, l'invito è quello di andare sulla pagina che è segnalata, farvi venire delle idee che coincidono con queste cose qua che vi ho detto, e aggiungere una riga di quello che vi sembra che si potrebbe migliorare. Ecco, poi ci sarà un momento, lunedì prossimo, per esempio, c'è un geo aperitivo. Appunto per parlare di questa cosa, quindi vi invito già fin d'ora a partecipare. Dettagli compariranno poi sul gruppo Telegram o sulla lista, in modo tale da discutere su queste cose che sono emerse e un po' anche discutere come canalizzare queste cose in modo corretto presso il PSC. Puoi andare avanti? Ah sì, e l'iniziativa per il futuro. Come vi dicevo, c'è un mondo di persone che giustamente usano QGIS e che in qualche modo fanno proprio lo spirito di gratuità che l'open source porta con sé. Ma non si dimenticano che questo spirito di gratuità ha bisogno anche di essere di reciprocità, cioè tanto ricevo quanto do. Non solo do perché per una forma etica, insomma, di rispetto del lavoro anche degli altri, ma do anche perché mi conviene, è mio interesse mettere la mia esperienza a disposizione di tutti, perché ne avrò un feedback, ne avrò un ritorno che per me sarà un ritorno sempre positivo. Ecco, ci sono tante persone che la pensano così e che stanno lavorando in questo modo, e noi riteniamo che queste persone sono, come dire, dei modelli, sono delle persone che, come dire, da riconoscere e un po', non so, a cui dare un'importanza maggiore. Ecco. E sono noi nell'ultimo ritrovo di Torino abbiamo parlato, sì, un po' come dire, di come immaginare il mondo degli amici di QGIS, cioè come fare per individuarli, principalmente, gli amici di QGIS, fra virgolette. E come fare per, come dire, per dargli merito, per dargli credito a questi amici di QGIS? Ecco, questo è un dibattito che ci piacerebbe affrontare di nuovo, in qualche termine. Insomma, adesso purtroppo, causa pandemia, non ci si può trovare di persona, però possiamo comunque adoperare qualche mezzo tipo questo per parlarne insieme e per dare delle idee. Grazie.
Prova ad andare a passare la pagina, credo che sia l'ultima. Sì, ci sono persone, come dicevo, come singoli, ma anche come soggetti economici, che è giusto che siano individuati come persone che non solo usano lo strumento open source, ma che fanno in modo che la loro esperienza ritorni nel progetto sotto qualche forma, anche economica, certo, perché no? Bene, prova ad andare avanti. Ok, io ho finito io a questo punto lascerei lo spazio a eventuali osservazioni. Il primo che chiamerei come dire, a dire qualcosa è Stefano, perché aveva qualcosa da dire sulla traduzione. C'è Mi Stefano? sa che Stefano ci ha lasciati. Non lo vedo più fra i partecipanti. Non c'è più. Ecco, io per quanto riguarda l'ultimo discorso degli amici di QGIS, non ci sono solo soggetti economici o insomma, o singoli. Ecco, io ritengo che ci sono anche istituzioni che ci sono vicine. Voglio dire, io penso all'esperienza, per esempio, di Regione Piemonte, di ARPA Piemonte, che, come dire, supporta ormai da anni il progetto, orientando, per esempio, destinando dei fondi a determinate funzionalità, ma insomma, dando effettivamente un esempio interessante rispetto al mondo, delle istituzioni, che tante volte non ignorano le dinamiche del mondo open source. Ormai all'interno delle istituzioni, parliamo nei comuni, insomma, nelle amministrazioni locali, territoriali, QGIS è usato ovunque, insomma, solo che nessuno si fa carico di, come dire, di partecipare poi. Perché? Perché neanche si sa, perché neanche non semplicemente si ha questa cosa e si adopera in modo gratuito. Ecco. Sarebbe interessante che questa cosa, che dei modelli nuovi di interazione tra istituzione e comunità si venissero, insomma, si pensassero, perché è un punto in cui siamo particolarmente, in cui c'è particolare problematicità, insomma, ecco. Le istituzioni, per esempio, non sanno come destinare dei fondi a un progetto open source. Regione Piemonte, ARPA Piemonte l'ha fatto. È interessante come esperienza e sarebbe da diffondere. Luca. E Luca, prima vedevo un Luca che ha salutato, non so se C'era, ho è visto che c'è persona. Luca Lanteri che mi sembrava interessante che su sta cosa dicesse qualcosa, ma È ancora collegato. Però mi sa che ha staccato. Magari si sta occupando d'altro. Totò? Totò? Pronto, sì, presente. Ciao, ci racconti qualcosa del crowdfunding? Sì, volentieri. Volentieri, un attimino. Allora, sì. Tu ti riferisci alla raccolta fondi che ho fatto per
migliorare un attimino il calcolatore di cambi, no? Certo, com'è andata? Allora, Come ti sei rapportato, per esempio, come ti sei fatto, insomma, accettare la cosa? Come sì. Allora, questo l'ho fatto l'anno scorso. Allora, io utilizzo molto in QGIS il calcolatore di cambi di QGIS, lo utilizzo molto e di conseguenza conosco tutti i pregi, i difetti e di conseguenza tendo sempre a suggerire delle migliorie. Anche in questa ultima idea che hai avuto tu di raccogliere le idee sull'aggiunta di nuove funzionalità, ho aggiunto anche qui una nuova idea. Comunque, per quanto riguarda questa raccolta, ripeto, siccome utilizzo spesso il calcolatore, mi chiedevo, ma non c'è una possibilità di salvare le espressioni? Perché nel calcolatore si possono scrivere espressioni anche complesse, non solo dollaro area o dollaro lunghezza, ma delle espressioni abbastanza complesse. Quindi mi chiedevo, ma non sarebbe utile la possibilità di salvarle queste espressioni? E quindi mi sono confrontato, non mi ricordo se l'ho fatto in lista o su Telegram, con altre persone, altri amici che utilizzano spesso il calcolatore, e ho visto che questa mia idea era piaciuta a molte altre persone. Di conseguenza, ho chiesto, ora non mi ricordo se ho chiesto a Matteo, a lui o a Paolo, perché già è passato più di un anno, forse a Paolo ho chiesto, come contattare lo sviluppatore, quali sono i criteri per contattare uno sviluppatore per sviluppare un'idea. E mi ricordo che Paolo mi disse, guarda, si ragiona in questi termini. Chi è lo sviluppatore che si occupa di più dell'argomento che tu vuoi implementare? In questo caso è il calcolatore di cambi. Mi disse, vai a guardare chi in questo momento sta sviluppando quella parte di QGIS e chiede a lui un preventivo. E così ho fatto. Ho contattato a Alessandro Pasotti, che è uno sviluppatore italiano. Gli ho chiesto, o meglio, io ho inviato un'email con tutta la descrizione della mia idea. Poi abbiamo semplicemente fissato un incontro virtuale. Io ho nuovamente spiegato la mia idea, a lui è piaciuta e niente. Poi lui mi ha fatto un preventivo molto veloce e nel giro neanche di un mese lui l'ha su subito creato l'APR, veramente in meno di un mese lui ha creato l'APR e ha fatto anche il merge. Per quanto riguarda invece la raccolta fonti, qua è successa una cosa un po' particolare, nel senso che ho scritto in un sito la mia idea e quindi ho chiesto non solo alla comunità italiana, ma anche a tutte le persone che utilizzano QGIS, quindi ho fatto dei vari post in vari luoghi diversi del mondo web, forse non ci credete, ma in meno di 24 ore, ho raccolto la cifra per realizzare questa nuova funzionalità. Quindi, ripeto, in meno di 24 ore raccolto 1.500 euro. Però c'è da dire una cosa, tra questi in totale circa 20 o 30 persone hanno partecipato, però una fetta grossa l'ha data una persona che è particolarmente legata a me forse, e lui ha dato quasi la metà della cifra, me l'ha data subito. Ed è una persona che ci segue anche nella mailing list. Ed è anche forse uno dei fondatori di GFOS, perché se non ricordo male, GFOS è nata a Palermo nel 2007, se non erro, e mi sembra che ai tempi lui era uno dei primi soci. E niente, questa è la mia esperienza. Tutto qua.
Grazie, grazie. No, interessante perché, sì, perché poi alla fine, sei riuscito ad introdurre, a vedere, come dire, come sarebbe stato interessante QGIS per te, hai trovato il modo, ti sei organizzato, hai organizzato un modo per poterlo fare, anche dire, non sapendo intervenire direttamente sul Sì, codice, però esatto, sì. insomma hai organizzato una cosa. E E a me è un'altra cosa, se sembrato posso aggiungere un'altra cosa, particolarmente Enrico. significativo come intervento, insomma, quel crowdfunding, anche perché è su una cosa miratissima, cioè non è un intervento per ambizioso. Perché poi alla fine sono due bottoni per caricare, e salvare salvare Espressione. l'espressione che in quel momento è utilizzata. Beh, devo dire che, è un modo di intervenire esemplare, dico così, insomma, perché è il modo di guardare il software che dovremmo avere. Cioè, quello è il mio strumento, è fatto un po' da tutti. Io com'è che posso fare per cambiarlo? Com'è che posso farlo per me e per gli altri migliore? E poi successivamente a questo mio, a questa mia idea, subito dopo è stato ulteriormente migliorato, perché io la mia idea era solamente quella di poterlo salvare. E successivamente un altro sviluppatore, che non mi ricordo come si chiama, ha aggiunto la possibilità di, oltre che di salvarlo, di poter editare la stessa espressione, quindi poterla editare, modificare, aggiungere una mini guida. E la possibilità di importare o di esportare tutte le espressioni nel Ecco, gruppo, la possibilità di esportarlo. anche questo Quindi aspetto questo è stato aggiunto importante, dopo. cioè contribuire al software significa far vedere, far intravedere delle possibilità anche a qualcun altro, che altrimenti non vedrebbe. Questo è un aspetto interessante dell'open source, cioè io la butto là l'idea, butto là il bug fixing, butto là come sarebbe bello se, ok, perfetto, ma non è il valore nella cosa, non è solo nel buttare là l'idea, è anche perché gli altri che la vedono e dico, ah, che figo, questa cosa qua mi servirebbe anche per fare quell'altra cosa ancora. È una visione progettante dello strumento con cui io mi rapporto e che è importante, insomma. Dopo io volevo chiedere una cosa a Federico. Federico, mi sei? Ci Comandi, comandi. Ciao, sei? Ciao Federico, come va con buongiorno. l'organizzazione del Geo Summer, Summer Camp? Che l'idea c'è, la voglia di farlo pure, però il Covid ci limita non poco. Però le strutture ci sono sempre, quindi dobbiamo soltanto aspettare, mi viene da dire. Quindi stiamo tutti con l'antenne perché appena il Covid ci lascia la possibilità, voglio dire, abbiamo il nuovo Summer Camp pronto per essere, insomma, cioè, abbiamo già la struttura che è disponibile, abbiamo un po' un'organizzazione già fatta, quindi insomma il contesto del Parco Fenice ci sembrava interessante. Sì, che aggiungo sarà la nuova anche sede di GFOS, dell'associazione GFOS IT, che sarà appunto il Parco Fenice a Padova, che abbiamo appunto conosciuto durante il Summer Camp, e in generale anche come comunità di QGIS lo potremo utilizzare in futuro, sia come spazi aperti che come tutte le aule di formazione con la connessione. Quindi possiamo anche mettere sul piatto un summer camp virtuale. Adesso vediamo
Vediamo come fare magari una semipresenzialità. Se avete idee, sono sempre con le orecchie aperte. Ottimo. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualche saluto? Mario Baranzini del Ticinese, dei nostri transfrontaliero. Ciao Mario. Ciao Enrico. Ciao, tutto bene? Sì, grazie. Sono arrivato un po' all'ultimo momento. No, dai, Dopo va mi bene. sono fatto la prima parte della Stavamo parlando di Summer Camp, e allora 2000 e qualcosa, insomma, appena il Covid ci lascia liberi, ci incontriamo di nuovo. Speriamo, Ma c'è Mario, io non l'avevo visto a Mario. Ciao Mario. Ciao, ciao. Sì, no, come detto, mi fa molto piacere essere qua. Come detto, sono arrivato da 10 minuti forse, quindi non ho seguito tutto, ma cercherò Vabbè. di essere presente ai prossimi appuntamenti. Grazie. C'è qualcuno che ha qualche osservazione, qualche domanda, qualche... Sì, certo, volentieri. Impossibile condividere la webcam, perché? Vabbè, la mia Ciao webcam. Giulio. Buongiorno a tutti, piacere di conoscere qualcuno che non conoscevo e di vedere quelli che già conosco e anche Matteo che mi ha sostenuto diverse volte di traverso. No, volevo solo dire che intanto è bellissimo far parte di una comunità così viva che mantiene vivo un software che effettivamente merita e che utilizzo parecchio. E la seconda cosa è che è molto interessante e gratificante anche partecipare a realizzare qualche cosa. Purtroppo mi sono perso perché in questi giorni sono piuttosto impegnato, in questi ultimi tempi, mi sono perso l'opportunità di suggerire uno dei miei plugin, magari da mettere in core, tipo quello che fa le mappe tutte nella stessa pagina, ma penso che l'occasione ci sarà comunque più avanti. Devo anche ringraziare Roberta perché anche lei mi ha aiutato in diverse occasioni. È stato veramente gratificante, oltre che una crescita mia personale. Grazie. Viva Grazie a grazie a Giulio. te Giulio Grazie. per quello che fai, insomma. E allora, scusate, io perché vedo che piano piano stanno un po' abbandonando tutti, quindi forse siamo andati appunto un po' lunghi, ma la discussione, l'intervento sono stati molto interessanti. Quindi, se vogliamo, da parte nostra come Gitera, assolutamente c'è ampia disponibilità anche ad organizzare, insomma, eventi sull'argomento, ecco, nel senso che credo che sia, insomma, anche interessante, appunto, visto proprio perché situazioni tipo pandemie mondiali, eccetera, ci stanno un po' negando la possibilità di incontrarsi, ogni tanto comunque avere dei punti di riferimento in cui parlare e discutere, credo che sia importante, ecco, per una comunità. Quindi, appunto, occasioni come jailbreak, geoaperitivi, credo che possano essere importanti per portare avanti il discorso e comunque sempre il dialogo all'interno, insomma, della comunità. Sì, possiamo continuare qualcosa di quello che abbiamo detto al geoaperitivo della settimana prossima, insomma, o caffè o birrette, Esatto, a seconda, insomma, dell'orario. assolutamente, sì. No, abbastanza importante, poi così dico l'ultima, cioè facevo l'ultima sintesi che non vedendosi più di persone, quindi convegni che non ci sono più, eccetera, riuscendo a fare in modo che l'attenzione su certi temi non vada poi, non rimanga in cantina, ma che insomma si risollevi un attimino l'interesse verso delle cause che sono comunque giuste, che però appunto per tutti questi problemi vengono messi in secondo piano, cioè teniamo l'alta attenzione, insomma questi eventi qui danno sicuramente una mano, insomma non perdere il focus. Certo, assolutamente d'accordo. Bene,
Bene, se allora direi che appunto possiamo semmai rivederci al geoaperitivo di prossima settimana e continuare, insomma, partendo da quello che ci siamo detti oggi, continuare appunto la discussione, probabilmente più incentrata sul grant proposal, però comunque insomma è comunque un'occasione per vedersi e parlare insieme, ecco. Io ringrazio da parte, insomma, anche dei miei colleghi Enrico e Matteo ancora una volta per la disponibilità e niente, direi che ci vediamo appunto settimana prossima su dall'altra parte, su il geoaperitivo, su un'altra piattaforma probabilmente. E grazie a tutti per aver partecipato e davvero ancora un grazie particolare a Matteo e Enrico che si sono resi disponibili. Prego, prego. È stato un piacere. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie ancora, a Ciao, presto. Lorenzo. Ciao, Lorenzo.